siamo dati Gesù e Maria. Soffermiamo oggi l'attenzione, fratelli e sorelle carissimi, su questa bellissima parabola evangelica, che è la parabola dei talenti, che contiene dei bellissimi insegnamenti molto importanti per la nostra esistenza e che vedremo si sintetizzano in questo insegnamento. Dio elargisce a tutti gli uomini, a ciascuno di voi che siete qui presenti, dei doni. Possono essere dei doni naturali, vedremo, o dei doni di grazia. Ce li elargisce in maniera proporzionale alle nostre capacità, perché li mettiamo a frutto e li riportiamo moltiplicati, perché questa è la missione che abbiamo su questa terra. Se questo non dovesse accadere, ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto e dello spreco che abbiamo fatto, e insomma il Vangelo finisce abbastanza malamente, con delle conseguenze proprio, diciamo, con un egoismo non del tutto positive. La prima cosa da fare è, se io dicessi, un talento, che cos'è? Perché un talento è un'unità di misura orientale dei tempi di Gesù. Allora, seguitemi un attimo, perché così capiamo bene. Un talento, per fare un talento ci volevano 6.000 denari. Seguite? 6.000 denari. Un denaro era la paga di un operaio alla giornata. Ok? Quindi, 6.000 talenti sarebbero, attenzione, 30 denari al mese che prende un operaio, cioè 300 denari, 260 all'anno, quindi ci vogliono molti stipendi. Allora, facciamo l'equivalenza in euro. Quanto prende un operaio al giorno? Un denaro, 50 euro più o meno, 1.500 euro al mese per un operaio, no? 50, se un talento sono 6.000 denari, lo seguite perché non è che sto a giocare, vuol dire che prima fa 6.000 per 50, quindi 6.000 per 50 fa 6.000 per 5 fa 30.000, più uno zero, 300.000 euro, quindi pure che hai ricevuto un talento, so 300.000 euro, che sembra sto polaccio, dice vabbè questo è un talento, è morto le palle, mica tanto insomma, no? 300.000 euro c'è qualcuno che non li vuole? 300.000 euro, sapete benissimo, se tu te li gestisci bene, campi di rendita per tutta la vita, non lavori. Se tu nasci con 300.000 euro e li gestisci oculatamente, se vuoi, te campi di rendita per tutta la vita, quindi non è che è proprio poco. Certo che la ricevuto di due sono 600.000 euro, chi ha ricevuto di 5 sono 1.500.000 euro, insomma, sono tanti, insomma, no? D'accordo? Quindi questa è la tipologia. È chiaro che se tu, facendo questo esempio, se tu hai 300.000 euro e non fai niente, neanche ti prendi un buon consulente finanziario per investire per qualcosa, dopo un po' finiscono, non è che ti rilassano le sue tette, perché ti servono per mangiare, per investire, per pagare bollette, quanto durano? 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, finiscono, capite? Quindi anche nella legge, come dire, nella vita terrena, c'è questa legge che se tu hai delle cose, le devi mettere a frutto, d'accordo? Sta chiesa, se non ci fai un po' di manutenzione, la crolla, d'accordo? Fuori di questa metafora, quindi questo per dire che Dio, cioè Gesù è intelligente, dalla testa di Gesù è figlio di Dio, quindi quando parla, parla a bambina, parla a ragione veduta, no? Quindi vuol dire che anche a chi sembra che Dio abbia fatto pochi doni, non è vero, perché 300.000 euro sono tanti, quindi Dio ci ha donato tante cose. E qui la prima cosa che noi dobbiamo chiederci è se io sono capace di guardare dentro me stesso e senza essere superbo, pensare di essermi chissà chi, ma so riconoscere alcune cose positive che il Signore mi ha donato, e i suoi, perché io li metta a servizio del prossimo e li usi per la gloria di Dio. Secondo passaggio è questo qui. Allora, la logica intrinseca del talento richiede la messa a frutto. Non è possibile, voi sapete che nell'inferno, Dante Alighieri, io mi ricordo quando studiavo la Divina Commedia, c'era un girone che io non avevo capito tanto bene, che si chiamava il girone degli ignavi, lo ricordate? D'accordo? Gli ignavi sono quelli che non hanno fatto niente. Allora tanta gente mi ferma questa e dice, padre, io non mi vedo in chiesa, ma guardi che io mi dico la mia preghiera, non faccio niente di male a nessuno, non rubo e non ammazzo, dico per carità, meno male che non rubo e non ammazzi, se no dico, c'è il codice penale, te posso non carriera, no? Però molte volte noi abbiamo questa forma mentale che non faccio niente di male, va
me se non concesso che sia vero. Ma io vi faccio un'altra domanda: fai qualcosa di bene o no? Punto interrogativo. Allora, questi talenti sono i doni che il Signore ci fa o nell'ordine della natura, adesso darò qualche spiegazione, oppure nell'ordine della grazia, dato che dopo la messa c'è un battesimo, sarà molto facile spiegare la seconda parte. I doni nell'ordine della natura. Guardiamo qua dietro questa chiesa, per esempio. Qui dentro è pieno di opere d'arte. Esistono dei grandi pittori, dei grandi scultori, guardate questo crocifisso, guardate questo baldacchino, questo l'hanno fatto a mano, eh? Non è una cosa semplice fare una cosa di questo genere. È chiaro che io non sono buono a fare una cosa del genere, non sono proprio buono. Cioè, io tutto ciò è un talento artistico. A me alle scuole medie, quando c'era l'educazione artistica, se mi mettevi una matita a mano, mi mettevi una zampera, la stessa cosa, proprio io sono proprio negato. Cioè, facevo certi disegni che sembravano i disegni di film dell'orrore, gli scorpi, insomma, quindi proprio fatti. Giudizi, educazione tecnica, la stessa cosa. Quindi io l'architetto non potevo fare, l'ingegnere non potevo fare, il pittore non potevo fare, lo scultore non potevo fare, perché non ci stanno queste cose qui. E manco il musicista, perché ci ho provato a suonare un po' la chitarra, con un sacco di fatica, facevo delle cose, invece avevo degli amici, abbiamo questa chitarra a mano, e pur senza andare a lezioni facevano voce. C'erano talento nella musica, e io no. Allora, i talenti sono vari, però è chiaro, cioè, se poi io ho dei parenti miei che sono musicisti di alto livello, sono in orchestre di carattere di rango nazionale, e questo gira con lo strumento sotto il braccio come fosse la moglie, perché questo qui, anche se è un fenomeno, d'accordo, un talento naturale, ma deve suonare 5-6 ore al giorno, perché se non suona 5-6 ore al giorno e perde l'allenamento, tempo 10 giorni e stecca, diventa una zappa. Quindi capite, c'è il talento musicale, quindi se gli metti quello strumento in mano lo fa cantare, si deve continuamente esercitare, deve continuamente lavorare, capite? Chi ha fatto queste opere d'arte, cioè uno che diventa un pittore, voi sapete come diventa pittore, cioè questa cosa te li metti però alla scuola, per esempio Menozzo Cozzoli, che ha dipinto la Madonna, spero che lo sappiate, era un allievo del Beato Angelico, è andato nella bottega del Beato Angelico, ha preso il pennello da Bolozzi e ha insegnato e ha imparato a dipingere. Sapete quante ore, quanta fatica, quanto impegno che ci vuole per diventare tutto un talento, no? Anche oggi vanno di moda i grandi calciatori, i grandi tennisti, ma voi sapete, sì, però abbiamo un sacco di soldi, ma voi sapete che cosa significa, cioè la vita che fanno questa gente qui, non stanno tutti i giorni allenamenti, cose, possono mangiare niente, possono fare niente, insomma, capite? Ci vuole tantissimo sacrificio per mettere al talento appunto dei talenti che uno ha, anche se uno è un fenomeno, d'accordo? Ci sono i fenomeni del pallone, c'è Muce, c'è Messi, io non seguo tanto, quello però è un fenomeno, ma se quello non sa niente, comincia a mangiare, è diventa una balena, è finito il fenomeno, capite? Quindi in tutte le cose, cioè possiamo avere talenti nell'ordine, non abbiamo tutte le stesse cose. C'è una persona che è portata allo studio, per esempio, una persona che è portata allo studio, deve studiare, perché quello probabilmente Dio vuole che diventi, non so, un medico, un chirurgo di fama, che se inventa qualche vaccino, può essere che può diventare un capo di Stato, cioè, capite? E invece una persona che ha per esempio talento manuale, quello non lo devi mettere a studiare, quello lo devi mettere a lavorare, devi fare cose pratiche. Dentro sto lavorando per esempio in chiesa, è un sacco di belle cose, un artigiano che è un fenomeno, d'accordo? C'ha le mani d'oro, d'accordo? Quello magari non sarà la mente, se gli metti a studiare la fisica nucleare non capisce niente, ma se gli metti in mano gli attrezzi della sua arte, te li metti a nuovo una star, guardate qua sotto, insomma, il baldacchino, come l'ha, capite? Allora, questo è il primo punto, discernere i nostri doni di natura, perché noi non stiamo sul pianeta Terra a farci una passeggiata, capite? Perché quel poco che posso fare io, sia anche un semplicissimo operaio, giova al bene di tutti, se io lo faccio e se lo faccio bene. Quindi, capite? Una volta che il Signore ci dà la possibilità di mettere a frutto i buoni talenti che ci dà, dobbiamo farlo e farlo con tanto amore, nella perfetta condizione che stiamo vedendo a Dio e facendo il bene del prossimo. Poi sono le doni di grazia, e qua arriva il tasto dolente. Adesso battezziamo un bambino. Domanda, perché oggi non è che ci vediamo più tanto, non male che ci vediamo già la volta, ma chi si battezza a fare un bambino? È una sceneggiata? C'è qualche persona un po' sciocca, perdonatemi, che quando vi metto un battezzo dice: ah, il prete ha fatto la doccia, io quando sento queste cose, sto lì in diretta, dico, faccio il segno della croce, mozzi con la lingua, ma capite, non mica ho fatto la doccia al bambino. Cioè, quella è una cosa molto seria, perché col sacramento del battesimo gli viene tolto il peccato originale, e gli vengono infuse, ecco, i talenti di grazia, la grazia santificante e le virtù teologali.
domanda, lo dico, chi di voi sa quali sono gli istituti locali? I ragazzi del catechismo, lo sapete dove sono gli istituti locali? Lì. I grandi se ne ricordano, sono per tutti i locali, cioè, il cadetto doveva avere tutti i locali, ma che è sta roba? Magari sappiamo anche che sono per tutti i locali, per tutti i locali, se qualcuno che fa sì, lo sa, ma vedo pochi che fanno così con la testa, molti che stanno un po' così e speriamo che non mi indicano da me, che sono per tutti i locali. La fede, la speranza e la carità sono per tutto cristiano per antonomasia. Per mezzo della fede io prendo conoscenza di cose che sono tutt'altro che evidenti. Qualcuno di voi ha mai stato in paradiso? Per esempio, questo dire, l'ha visto in paradiso? Qualcuno di voi ha mai visto Dio? A qualcuno gli è apparso la Madonna? Qualcuno ha visto Gesù Cristo? Qualcuno è mai stato all'inferno a vedere com'è? Qualcuno ha visto il diavolo? Qualcuno è stato in purgatorio? Insomma, tutte quante cose, sono tutte quante queste piccole cose che ho elencato, sono soltanto alcune, sono militanti fedi. Io tra poco consacro, qualcuno di voi quando alzo l'ostia vedrà Gesù Cristo in carne ed ossa, vivo e vero, perché quando io alzo l'ostia, attenzione, dietro quell'ostia c'è Gesù Cristo vivo e vero, questa è la fede della Chiesa Cattolica, per questo che dopo la consacrazione dico mistero della fede. Qualcuno l'ha visto? E come mai che le persone a messa ce l'hanno poco, secondo voi? Perché non ci credo. Siccome non si vede che Gesù Cristo lì è presente, cioè anche quello che fa il sacerdote, no? Tra poco, molta gente dice, ma io non vado a messa perché non mi piace l'omelia. Ma l'omelia non è la cosa più importante della messa, l'omelia serve a farci vedere bene la seconda parte. La cosa più importante è quello che viene dopo, è Gesù che si immola. Ma Gesù che si immola non si vede, capite? Come so io che quando il sacerdote dice questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, quell'ostia non è più un pezzo di pane ma è il corpo di Cristo, lo so dalla fede, perché Gesù ce l'ha liberato, e ha detto sta attento che anche se i tuoi sensi non lo vedono, questa è una verità di fede. Chi di noi ha una fede strong? Perché il nostro Signore quando saremo morti ci dirà, tu sei stato battezzato? Sì. Hai fatto la cresima? Attenzione ai ragazzotti che stanno lì, hai fatto la cresima? Sì, quindi quando sei andato a fare la cresima, quando facciamo la cresima, noi diciamo al Signore, bene, il battesimo me l'ha regalato papà e mamma, ma a me mi piace essere cristiano, non voglio essere cattolico, lo dico io, i cresimanti vanno davanti al vescovo e dicono io rinuncio a Satana, io rinuncio a tutte le sue opere, quello che diranno i padrini per il bambino che viene battezzato tra poco, io rinuncio al male e credo in mio padre, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo, eccetera, eccetera, ma tu vivi, hai vissuto questo? Ma io la fede l'ho persa. L'hai persa? E come mai l'hai persa? Come mai sei perso la fede? Sapete quanta gente mi incontra e mi dice, padre, non voglio fare una sfiorinata a me stesso. Sapete che lei ci crede, che lei c'ha tanta fede. Che pagherei per avere una fede come la sua? Ma guarda che tu ce l'hai la fede come la mia. Non è che, cioè, non è che il battesimo che mi hanno fatto a me era un battesimo super, d'accordo? Quindi mi hanno fatto il battesimo super e quindi c'ho una fede più grossa e mi è rimasta. No, ma hanno fatto un battesimo con tutti gli altri. Partiamo tutti dallo stesso punto di partenza. E com'è che alcuni battezzati diventano santi e altri battezzati diventano boss della mafia? Voi sapete che alcuni boss della mafia sono battezzati. E com'è che alcuni che un battezzato diventa San Francesco e un battezzato diventa un boss della mafia? Che è successo? Non hanno ricevuto tutti e due la stessa cosa? Non hanno ricevuto tutti la grazia e la fede? Che è successo? Che uno la fede l'ha esercitata, la traffica, adesso vediamo come, e l'altro no. Come si esercita la fede? Per esempio, ci sono un po' di ragazzi che grazie a Dio stanno venendo a messa, a catechismo, se tu fai catechismo fatto bene, la fede ti cresce, perché a catechismo tu cominci ad imparare bene quello che Dio ci ha liberato. Però finito il catechismo, c'è 13-14 anni, poi comincia la vita. Se a messa non ci vai più, che se ci metti mai piedi, non leggi niente di edificante, non te leggi il libro dei santi, non te senti una prema, è chiaro che la fede la perdi, per forza, no? Perché è completamente trascurata. E piano piano diminuisce, no, dice, ma esisterà Dio, oh, speriamo che dopo c'è qualcosa. È normale che sia così, capite? Però qui c'è in causa la nostra responsabilità. Ecco perché Dio, attraverso Gesù, ci mette sta parabola della rete che concludiamo, cioè. Tanto abbiamo ricevuto, chiudiamo, minimo 300.000 euro distribuiti in talenti naturali e doni di grazia.
che partono tutti dal battesimo, cioè abbiamo tutti la stessa classe. Cosa ne sto facendo io? Perché quello che io faccio di queste cose dipende da me. Dio ci ha dato la libertà. Ieri abbiamo fatto l'incontro dei catechismi per gli adulti, è stato poco partecipato. Io continuerò a farle queste cose, anche se ci viene una persona sola, fino a quando sono qui, perché è mio dovere farlo. È chiaro che chi è venuto ieri, per esempio, sa alcune cose riguardo la Chiesa che chi non ci è venuto, state sicuri che non le sa. 100%. È un'ora di tempo. In quell'ora di tempo cosa succede? Se andasse di carico degli adulti, se stanno a casa a dormire, se andano a vedere film, se andano a fare la passeggiata, capite? Però le nostre libere scelte condizionano quello che poi noi diventiamo nella vita. E non ce la possiamo prendere col Padre Eterno, perché ce la prendiamo col Padre Eterno, perché la gente poi le cose gli vanno male se la prende sempre col Padre Eterno. Dice, ah, se c'era il Padre Eterno questa cosa non sarebbe successo, e che sta a fare a destra e a sinistra? Quando poi moriamo, il padre dice, figlio mio, fermati proprio, fermati un attimo, perché guarda che non è stata la colpa mia. Che ne hai fatto tu del tempo e dei doni che io ti avevo dato perché tu potessi crescere nella conoscenza e nell'amore di me, perché la tua vita potesse essere una benedizione fin da questa terra e poi continuare in paradiso? Ce la fa lui la domanda a noi, non noi a lui, capite? Allora chiediamo a Maria Santissima, anche attraverso questa Santa Messa, che ci aiuti a comprendere e a conoscere che Dio sta sempre dalla nostra parte, ci ha soltanto che ricolmato di doni. Il nostro compito è riconoscerli e metterli a frutto per il nostro bene. Lui sarà contento perché noi siamo felici, ma se non lo facciamo, la nostra vita non sarà bella. E quando ci troveremo davanti a Lui, dovremo rispondere del fatto che abbiamo sprecato tanta grazia da Lui ricevuta, e speriamo che questo non ci accada. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a conoscere e valorizzare i talenti differenti ma grandi che il Signore ha donato a ciascuno di noi. Siamo lodati Gesù e Maria.